Ciao a tutti ragazzi, ragazzi, sono già benvenuti questo nuovissimo video. Oggi siamo ritornati su Final Fantasy 5 Advance. Mi sembra passata un'eternità dall'ultima volta che l'ho detto, ragazzi, ma purtroppo io per registrare tranquillamente ho solamente letteralmente 2 giorni a settimana, quindi letteralmente ogni settimana posso registrare al massimo 2 puntate. Tra l'altro, settimana scorsa non ho mai avuto occasione di registrare perché siamo stati tutti quanti a casa per le feste in prossimità del 1° maggio per intenderci, e quindi non ho potuto fare molto, ma questo l'avrete già notato dalla differenza di giorni che si può calcolare tra la data scritta all'inizio della puntata precedente e l'inizio di questa, giusto? È la 10ª puntata, quindi l'ultima della seconda settimana. Sarebbe bello poter dire, ragazzi, oggi finiamo Final Fantasy 5, però non è assolutamente così, perché l'ultima volta ci siamo lasciati con l'aver recuperato solo 2 tavole mistiche leggendarie su 4. Io avevo finalmente scoperto che potevo fin da subito andare al Castello dei Sigilli, perché mi sono svegliata, perché ho realizzato che, per l'appunto, ogni tavola ti concedeva di ottenere 3 armi, quindi con le 2 tavole che avevo ottenuto ero andata a trovare ben 6 armi, di cui 4 le hanno, anzi 3 le hanno equipaggiate i nostri carissimi personaggi, perché una Kryle ha difensore, che non è un'arma leggendaria ma è un'arma normale, ma che però è incantabile come Gilame, quindi gliel'ho lasciata. Quando avrò trovato un'altra spada, una spada leggendaria che potrebbe portare, gliela equipaggerò. E ci eravamo lasciati appunto con il... Ah sì, avevamo anche ottenuto nella scorsa puntata le magie supreme di magia bianca e magia nera, Sancta e fusione, sì, fusione. E per questa prima puntata, per l'inizio di questa puntata di oggi, avevo intenzione di scoprire dove si trovava il villaggio fantasma e partire da quello. Tra l'altro avevo ipotizzato che quel tal villaggio fantasma che dovevamo trovare ci fosse il Ciocco Modello che mi serviva per raggiungere per attraversare fondamentalmente il deserto, da cui è raggiungibile Monte Nord, perché tutta l'area è deserto e con l'aeronave non posso atterrare sul deserto. In compenso c'è una macchietta di bosco, e nella macchietta di bosco ci posso atterrare esclusivamente con il Ciocco Modello. Ora, devo confessarvi una cosa, off camera, per conto mio, ho trovato il villaggio fantasma, l'ho trovato in 3 secondi, tuttavia non ho resistito, non sono riuscito a trattenermi, e per questa volta la prima parte tipo della puntata non sarà blind, perché mi sono concessa di vedere praticamente tutto il villaggio fantasma per portarmi al dungeon con cui intendo cominciare quest'oggi, perché volevo vedere se effettivamente a livello 46 sarebbe risultato fattibile, perché non volevo cominciare la puntata di oggi con io che scoprivo all'ultimo che dovevo fare un mega livellamento a tutti quanti i personaggi per attraversare al meglio il primo dungeon del deserto e poi il Monte Nord, perché se non ve lo ricordate, nel deserto che porta al Monte Nord, sostanzialmente da Bahamut, che è un altro delle 4 mega creature che si risvegliano con le tavole, Fusione e Sancta erano altre, per intenderci, che abbiamo risvegliato con la tavola del vento, mentre Bahamut l'abbiamo risvegliato con la terra. Ci mancano Leviatano e la magia meteora da trovare. E ho scoperto che non ce l'avremmo mai fatta con il livello 46, quindi off camera mi sono data la pazza gioia e diciamo che ho livellato un pochino. È giusto, vi faccio un attimo vedere. Allora, premetto che inizialmente avevo pensato di portarla a 48, quindi li avevo portati a 48, avevo riprovato a fare il dungeon, una volta mi dava problemi, li avevo portati poi al livello 50. E a 50 serie ha risultato tutto quanto essere fattibile. Avevo giocato tutto il dungeon fino alla fine, pensando, vabbè, dai, tanto è un dungeon secondario, alla fine ci sarà il boss che dà il nome, tra l'altro, al luogo, poi capirete cosa intendo. E poi dopo me la sfango così. E poi, comunque, per la prossima puntata son già pronta a quello che mi aspetta. Tanto è un dungeon secondario. Non era un dungeon secondario, maledizione. E mi sono infatti spoilerata una scena tristissima, tra l'altro, a cui assisteremo inerente ad un personaggio in particolare. L'altro giorno, con la classe, appunto, con la gente tutta quanta a livello 50, mi sono detta: ma sai che c'è? Ma perché non potenziamo i lavori di Barzellen a creare i faris rispettivi di Bianca e Tempo?
al livello massimo, li portiamo al perfetto, così sono sicura che se trovo delle magie appunto di tempo bianca che mi attizzano, le posso utilizzare, anche perché nel villaggio fantasma, mi è tornato in mente più tardi, avevo scoperto che vendevano delle magie mica da ridere. E il solo l'altro giorno mi sono ricordata però che la lista delle magie di livello 5 era già piena, fondamentalmente, quindi la cosa ho pensato nella mia testa è che cazzo, quelle magie là utilissime che mi servirebbero non sono di livello 5, sono di almeno un livello superiore, quindi mi sono detta porto la magia bianca di tutti quanti direttamente a livello 7 e già che ci sono potenzio anche la magia tempo di Cry a livello, a livello 7, quindi il livello massimo sostanzialmente. Beh, detto questo, nel potenziare ulteriormente i livelli del lavoro dei personaggi è successo appunto che ho fatto un altro livellamento, da 50 sono passati tutti quanti a 52, 51 per Lena perché come sappiamo è indietro con punti esperienza, e direi che ho parlato già abbastanza, direi di regolare un attimo il volume e vedere se è sempre il solito, perché io sono mezza sorda, ok, si dovrebbe essere sempre il solito, sono io che sono mezza sorda che mi tippano, mi stanno partendo. Direi che posso finalmente salire in sella, sì certo, all'aeronave e dirigerci al villaggio fantasma che si trova qua. Eccolo qua. Ah sì, ultima cosa che mi sono dimenticata di dire, per chi non avesse visto la scorsa puntata, sì, The Mid hanno potenziato l'aeronave di modo che possa essere pure un sottomarino, quindi quindi ora possiamo anche andare a cercare la terza tavola che secondo il libro, il tomo sigillato, se si trova sott'acqua a volte dalle fiamme, ora penso che sulla mappa, perché off camera ho pensato tra me, ma come capirò dove si trova? Probabilmente sulla mappa quando premerò R e aprirò la mappa subacquea apparirà effettivamente il punto che mi indica guarda qua c'è qualcosa, sicuramente è la tavola. Poi mentre montavo con calma le puntate precedenti off camera mi sono ricordata che al castello di Bal c'è, quindi il castello di Galuf, c'è un sotterraneo che da quando l'ho rivisto ho realizzato avere lo stesso identico simbolo delle porte che il tomo sigillato apre. Quindi vuoi vedere che magari là sotto c'è la quarta tavola, anche se la quarta tavola dice descrizione si trova protetta dalle acque? Non lo so, fatto sta che dopo aver fatto questo pezzo del deserto del Monte Nord voglio andare... Eccoci arrivati, visto, non è stato molto difficile. Se non appare subito basta letteralmente camminare per qualche istante avanti e indietro in questo tratto di bosco e il paese fantasma finalmente compare dopo poco. Siamo viaggiatori del tempo, viviamo tra le dimensioni. Buongiorno a lei, è stato anche per me un piacere conoscerla, signore. Questa è la locanda. E qua ci sono, ci sono già due venditori che vedo roba bellissima, tipo degli elisir a 50.000 gil. E poi ricordo qua che anche nel secondo salvataggio che avevo creato per andare in avanscoperta del dungeon che stavo per andare a fare, avevo scoperto che qui vedevo un botto di roba e io mi ero, ecco, curata di prendere tutto quanto e portare tutte le mie scorte a 99, perché tanto come potete vedere là in alto c'ho 740 e passa mila e passa ghili in tasca, quindi non dovrebbero esserci troppi problemi. Allora qui poi dopo avevamo allora gran pozione, vediamo cosa, allora mazzuolo me ne manca, ok, ora 99, ora sono a posto, che esagerato. Ho letto solo adesso quando prendi quando che esagerati! Sì, effettivamente, ne ho già 99 in borsa, senti quanto spazio vuoi avere, l'infinito! Allora, poi dopo, ma sì, dai, qui non ci facciamo perdere niente, anche la gran pozione, la pozione normale no, proprio la pozione normale non me ne faccio proprio niente. Magari posso concedermi di curare la gente fuori dai combattimenti con le gran pozioni, ma con le pozioni no, eh! Le butto e basta. Questa città che galleggia nella crepa, ecco perché si chiama Paese Fantasma. La musica lascia intendere che effettivamente è un posto strano. Dato che stiamo parlando con voi, significa che siamo tornati nel mondo reale? E in teoria, io sono una persona del mondo reale. Il tempo si è fermato in questa città imprigionata tra le dimensioni. Siete state la torre della Fenice. Dicono che un drago sia morto là e poi sia rinato come una Fenice. Mille anni fa osservai il mondo dividersi in due, dopodiché il villaggio fu risucchiato qui. Brutto, eh? Brutto.
Allora, qui c'è il pub. Al pub però ci vado dopo perché al pub è dal pub che devo andare per andare avanti. Eccola il Chocoboneo. Tempo 3 secondi. Era scritta di questo tizio e avevo confermato che Chocoboneo stava qua. Uno strano uccello ha attraversato la città un po' di tempo fa. Eccola il nostro carissimo pennuto che ci deve portare al deserto. Che cazzo. Bazar magico è qui, ragazzi. E qui abbiamo. Allora, mini ce l'abbiamo già. Ah, ce l'abbiamo. Rana non ce l'avevamo. Velocità che aumenta la velocità della battaglia. Levitazione. Uomo che teletrasporta il gruppo fuori da un sotterraneo o dalla battaglia. È tipo. Fuga, il fune di fuga di Pokémon. E poi qui vendevano le evocazioni di livello 1 che avevo dimenticato di copiare. Perfetto. Poi qui abbiamo. Mi faccia passare Shino, grazie. Qui le armature, abbiamo le utilissime armature di cristallo. E quindi io adesso le prendo tutte quante. Allora, 4 scudi di cristallo. Poi prendo 4 elmi, sì, naturalmente. Poi dovrebbe esserci. Ecco qua sotto l'armatura di cristallo, perfetto. E adesso la equipaggio tutti quanti. Però, manualmente, perché altrimenti la maglia ossea, come sapete, si equipaggia sui personaggi e io non ho voglia di metterti tutte le volte stai le correggere. Allora, con lo scudo di cristallo, Barz aumenterà del 45% la probabilità di schivata. In compenso, la difesa magica si abbassa. Io ricordo che gli avevo tenuto lo scudo Focum perché mi dispiaceva togliergli la capacità di assorbire la magia fuoco, però per questa volta dai. Il fiocco glielo avevo lasciato, perché il fioco proteggeva la maggior parte degli status alterati. Vuoi toglierglielo? Cioè, poi dopo qui a Len non mi faccio problemi. Scudo di cristallo che dalla schivata da 35 aumenta al 45%. Elmo di cristallo, armatura di cristallo. Ah, tra l'altro lei e Krayl avevano equipaggiato l'anello protettivo che c'ha rigene. Ogni tanto attiva rigene, quindi. Ogni tanto o sempre, non ricordo. Vai, scudo di cristallo anche per te, Krayl. Armatura di cristallo, armatura di cristallo. E poi abbiamo Faris. Uno, due, tre. Mi dispiace per la difesa magica, ma sti cazzi. Devo cercare di sbattermene. E qui c'è qualcosa? C'è qualcosa? No, non c'è niente. Qua forse c'è qualcosa? Sapete perché? Perché c'era una persona che a un certo punto in questo villaggio ricordo che diceva una roba tipo: lo stregone. No, questo no, però. Lo stregone malvagio e nu ha tentato di usare il potere del nulla per impadronirsi del mondo. E ha finito per esserne inghiottito. Questa è una storia che già conoscevamo. Chi troppo vuole. Allora, spadafo qui vendevano. Ecco, tutte armi. Che. Cos'è sta roba? Chi. Un nome più pronunciabile la prossima volta. Kikuichimonji. Kikuichimonji. Katana con un crisantemo inciso sul suo foglio è impugnabile a due mani. No, grazie. C'è già Faris con la Masamune. Che tra l'altro è impugnabile con una sola mano. E quindi può permettersi di portare lo scudo. Allora, qui c'era qualcosa qua. Sì, perché allora c'è una persona. Non mi ricordo chi, questo villaggio che ti dice: in questo paese tutti i mercanti hanno due venditori. Ecco, tipo questo è il. Ecco, questo è il venditore tipo segreto delle magie che vendeva magie utilissime tipo miracolo, antimagia, che è dispel. Poi morte, osmosi che non utilizzerò mai. Rapidità, arresti il tempo per tutti, tranne che per il mago. Oblio che rimuove il nemico dalla battaglia. Questo è tipo Ade, è tipo. Cioè, entrambe morte e oblio. Cioè, entrambe tipo equivalgono a fare un one hit KO tipo alla gente, però chissà quando mai andranno a assedio. Ci avranno la precisione al 10%. Vediamo, sentiamo. Locandie! Vabbè. Apparire e scomparire come un miraggio nel deserto. Una città dove 1.000 anni e un giorno hanno la stessa durata. Bella canzone, eh? Bella e inquietante, aggiunge. Aspetti, aspetti. Lo stregone nu era immortale, ma rinunciò alla sua immortalità per ottenere il potere del nulla.
Il tempo è tornato nella nostra città. Ciò può solo significare che anche il nulla sta tornando. Dicono che ci siano delle scale e dei mostri nascosti nella Torre della Fenice. Controllate i muri. Questo è un suggerimento per la Torre della Fenice, che è il dungeon che stiamo andando a fare. Già ve lo dico. Allora, qua dietro, ecco, si può accedere dalla porta che c'era qui. Ho tastato tipo tutti i muri del villaggio per scoprire quasi tutte le porte segrete. Lo stregone... no, aspetta, lo stregone è nuovo e immortale, ma che... Ok, no, se l'avevo già letto. Lapsus. Poi qui ci abbiamo... Vi darò una bella cosa, ma dovrete pagare. Dovrete... Dovrete fare il giro del mondo in groppa a un ciocobo giallo, che dite? E vai, fare il giro del mondo con poco, boh, non so quanto sia possibile per il mio cervello. Giurerei che c'è un pianoforte da qualche parte in questa città. Non che qualcuno lo sappia suonare. Quello, ecco, quello non l'ho trovato. Quello non l'ho trovato, sarebbe bello trovarlo. È il momento tipo del pezzo labirintico. PV pieno e ripristinati, state dati rimossi, alleati capori svegliati, grazie. No, c'è un tizio. C'è un tizio, voglio parlargli. Questa città ha due mercati e un negozio. Ecco, questo è il tizio che, di cui vi dicevo. Allora, qui c'è... Meglio non entrare. Qua abbiamo il secondo mercante. Il secondo mercante, ho detto. Il secondo mercante delle armi. Sono partita carichissima stamattina, ragazzi. Due settimane che non registro video, già straparlo. Siamo a 15 minuti. Beh, è successo però una volta che tipo straparlassi a due, quindi... Allora, eccolo qua, qui c'è una strada segreta. A chi serve la classe del ladro? Che mi conduce direttamente qua dal nostro amico. Quindi il pianoforte, mi dispiace non averlo trovato, ma chi se ne frega per stavolta, a me interessa. Carissimo, siamo tornati. Bello, è un piacere anche per me rivederti. Bene, e adesso finalmente possiamo dirigerci al largo agognato deserto, dove ci sia la Torre della Fenice, che in Monte Nord, dove c'è il nostro carissimo Bahamut, uno dei servitori del Tomo Sigillato, insomma, uno di coloro che dovrà aiutare i guerrieri della luce a sconfiggere ancora una volta il male. Ovviamente mettendoli ad una sottoprova estrema, perché, cioè, come puoi provare la forza dei guerrieri della luce se non cercando di ucciderli? Esperga di sto cavolo, vabbè. Allora, siamo quasi arrivati. Questa è l'area di Wolves, l'area boschiva, la riconosco. La cosa che mi intriga, ecco qua, ecco, questa è la macchia, ecco. Questa è l'unica maniera per raggiungere il deserto, è questa. L'unica, perché c'è appunto l'unico posto dove si può atterrare decentemente è questa zona della foresta. Adesso noi siamo là, come potete ben vedere, a sud, all'estremo sud del deserto c'è la Torre della Fenice, mentre in alto a nord c'è il Monte Nord. Io ero andata alla Torre della Fenice pensando tra me e me, intanto un'ira sotterranea, buongiorno. Mamma mia, che goduria quando Faris fa colpo critico, mamma mia. Mi sa che non gliela cambio la Amazon Moon, è bellissima. Maelstrom, va a cagare, Maelstrom. Ma porca... Presto, presto, un'energiga. Costerà tantissimo, miracolo, cazzo. Non ho guardato quanto costa, ma costerà un botto. Fammi controllare. Quanto costa, miracolo? Minchia, 50! E Dispel? Beh, Dispel costa 12, meno male. Costa un prezzo decente. Costa meno di energiga. L'energiga costa 27. Ancora Maelstrom? Sì, vabbè, lo sapevo, infatti, ecco. Allora, non mi ricordo quanti punti vita, ma ricordo che ne ha un botto, quindi evito di fare... Evito proprio di fare lo scan, tanto qui stiamo tirando 1000 colpi alla volta, volete che mi diano dei problemi? Ecco, ho fatto morto. Non ci è voluto tanto, visto? Allora, la Torre della Fenice, una cosa che mi premeva scoprire erano i piani. Erano i piani, perché visti i nemici, che poi li vedete anche voi, che sono una rottura di coglioni, mi sono detta no, io qui entro la puntata che voglio registrare, devo scoprire quanti piani ha. Perché voglio andare con calma, non voglio avere... Porca, non voglio avere gente che mi viene resa... Che mi si rincoglionisce, eh? Non voglio gente che mi si rincoglionisce. Ecco fatto.
La gente, la storia della Fenice è un momento, una delle più odiose che mi siano capitate in questo gioco. Per svariati motivi, ce ne sono due, ci sono due motivi particolari per cui li odio. Ma a me premeva, comunque a me premeva, quindi a me premeva scoprire quanti piene avesse. Quindi arrivare al boss della torre. Perché comunque io pensavo, tra me, dai, sono... cioè, dai, tanto dato il secondario, quando mai? Con sto maestro non stai rompendo le scatole, Iga Sotterranea, eh? Iga Sotterranea permette di coperta di fango, milma, sabbia e schifo che neanche i programmatori sapevano come, cioè, disegnarti. Cioè, che cosa sei te? Cosa sei? Dimmi cosa sei, sei una lumaca, sei un verme, sei un tremor, cioè cosa cos'è? Magari ogni tanto a Lenna partisse la morte istantanea col pugnale. Aspetta, do un'occhiata di nuovo all'equipaggiamento. Excalibur, pugnale Sicario, ok, c'hai il pugnale Sicario effettivamente. Giada, comincio già a premere male le frecce, non va bene. Questo è un pessimo presagio. Oh, attenzione, gente che non ha lei a sottogare, meno male. Ale, morite, dai, con due colpi a testa. Uno. Questa con un colpo. Terremoto, aia. Vado a colpo critico. Morto. Vale, fatto. Eccoci. Non fate partire i combattimenti. Perfetto. Allora, adesso usiamo una tenda delle 92 tende che ho. Volete che le finisca? Devo essere scema per finirle tutte. Spero di non aver guffato niente. Allora. Tempo di affrontare. Allora, la torre della Fenice per terra. La torre della Fenice ha le porte nascoste. Bisogna interagire con le pareti. Sta sempre qua, ricordo. Ecco. L'ingresso sta sempre. Tipo a partire da sinistra, l'ingresso nascosto. Al secondo tipo pixel. Tipo qua. 1 e 2. Ecco, due passi da sinistra. L'ho sempre trovata qua. Allora, ecco i nemici. Innanzitutto. Non si può fuggire. Secondo, queste bellissime signore, ad ogni mossa che gli fai, ti contrattaccano con mosse specifiche loro. Tipo allora, lemure, che dovrebbe essere quella rosa, fa sempre a braccio, che se va a segno ti pietrifica la gente. Invece Partenope è un pochino caotica, capita? Perché mi ha messo lo status caos. Ma poi lei si giocava una mossa bruttissima, al tempo stesso bellissima, che era tipo roulette che tipo distrugge un personaggio a caso. Vabbè, qui la smetto di fare. Ecco, roulette, se va su di lei si ammazza. Ecco, come non detto, vedi di morire, che qua dovresti durare due colpi. Perfetto. Allora, vediamo un po' Miracolo quanto funziona. Dovrebbe funzionare Miracolo. Ho buttato 50... No, non ho buttato niente. Che cazzo dico? Ho usato 50 punti magia, ma chi se ne frega. Ecco. Ogni tanto escono tipo le ombre dei vecchi boss da queste pareti. Non spaventatevi, ragazzi. Fiamma liquida non ha più tanti punti vita per noi. Però mi gode non vedere più Bazka sopra tutti i vita. Vabbè. È stato un momento della nostra avventura. Ecco fatto. Sono 30 piene, ragazzi. È ancora lunga. Oh, abbiamo queste. Queste sono bellissime. Mi sono segnata l'ordine qui. Delle giare giuste. Perché ad ogni tot play trovate queste giare ed una giara però è finta. Mi sono segnata l'ordine delle giare giuste. Perché la giara sbagliata, vi faccio vedere che cos'è adesso. 5.000 kill nel frattempo. Le giare sbagliate. Sono giare magiche.
che qui sono pentole magiche, vabbè, avete capito. Queste bellissime stronze, ti chiedo l'elisir, se le attacchi, non voglio sapere cosa succede se le attacchi. Fatto sta che una volta mi è capitato di dare un elisir ad una, lei tutta gioiosa, poi è scappata via. Un'altra volta mi è capitato di provare a toccarne una, lei mi aveva fatto l'attacco alle spalle e non andava più via, mi stava ciullando tutti quanti gli elisir, quindi visto che avevo scoperto che si poteva fare presto... Madonna, presto... fuga. Yes. Ah no, aspetta! Ma sapete che c'è? Sapete che c'è Buzz? Non lo... curo? Buzz non lo curo adesso per un attimo perché... Ok, con gli attacchi, visto che non è morto, non si feriva. In compenso lo curo adesso, dai. Bello le... Comunitato, nel frattempo che ha fatto la danza macabra non ho avuto il tempo di parlare della bellissima musa che ha fatto la danza macabra. Lei fa anche poema minuscolo, ricordo. Sì, le spammo un pochino. Ah, attacco le spawn! Che fastidio! Quando lo fanno loro! Bello sempre che fai, comunque, sempre e comunque parte per prima perché c'ha la Masamune. Cioè, troppo bonus la Masamune, cioè... È quasi, mi verrebbe da dire che è quasi rotta sta spada. Io gli altri la farò tenere per sempre. Basta fare danza macabra! Certo, l'unica cosa positiva è che quando lo colpiscono non si fa niente. Ah no, aspetta un secondo, ho organizzato però adesso. Lui non posso controllarlo. No! Non posso controllarlo. No, aspetta, mi sono resa conto adesso perché si era colpito prima. Perché non lo posso controllare, devo curarlo, niente, devo curarlo lo stesso. No, oggetto, ok, acqua santa. Vai, Elena! Fai one shot con l'abilità morte del pugnale! Sì! Mamma mia, che gufata, signori! Ok, abbraccio non è andato a segno, meno male. Code lo stagno, no! Vabbè, sta già dormendo. Dopo faccio un Esna solo su Faris. Quando tirano magie, ecco, in questo caso se tirano magie su solo una persona mi fanno un favore, perché poi tirano a caso. Non è che contrattaccano la persona che li ha colpite, decido una persona proprio a caso. Qui c'è un quello. Ma voi avete ancora capito? Ma voi avete capito come si pronuncia il nome di questi cosi? Fatemi passare, va là. Allora, la seconda giara giusta è sempre quella a sinistra, perfetto. La seconda giara è sempre una giara del tesoro. Ho provato a mie spese, ragazzi, fidatevi di me. Più avete combattimenti, meglio è. Poi dopo, io non lo so perché mi sono fermata in cima alla torre. Dopo aver scoperto che non è un dungeon secondario, non... Io non so cosa succede quando scendi dall'ultimo piano dopo quello che succede. Non so se tipo la torre scompare, se la torre crolla, se devo effettivamente rifarmi tutta la strada ritroso con tutti i piani come temevo, quindi... Ma ora che ci penso potrò fare warp? Ma che scemo! Ho appena ottenuto la magia warp, potrei utilizzare effettivamente. Ecco, questa era la terza. Aspetta, quanta vita ho? Ma se facciamo un'energica perché c'è Kryle che ho visto adesso aveva solo 1000 punti vita. Allora. Vai raga, 17° piano, siamo oltre metà strada, ce la possiamo fare. Vai Buzz, corri, non voglio incontrare le muse. Ok, piuttosto incongiuro che piuttosto preferisco la bestia accusa, preferisco, guarda, ecco, la bestia accusa, sbattiamocene dei punti vita, vai, che
Che altro qui la gente dovrebbe avere meno vita. Mamma mia, Lena che scriva tutto. No, niente, va bene. Non rimpiango più di aver perso lo scudo. Cioè, scudo. Lo scudo gelo. Non rimpiango di averlo tolto. Allora, questa è la quarta, quindi dovrebbe essere sinistra. Perfetto. Beh, perché sono andata a sbattere. Beh, madonna, c'è incredibile sto trio di partenopi. L'Ope, il compenso per partenope, ecco, cioè nel trio della gente è quella che preferisco per la mossa roulette, ma anche perché è quella che preferisce più che altro attaccare, le altre invece con i coglioni, con poema minuscoli, danze macabre, per abbraccio e sticcato. Non è andata a segno roulette. Ecco, loro non... E poi partendo per non contrattacca, ecco perché là, ecco perché le voglio bene, ecco perché. Perché la gente che contrattacca mi sta sui coglioni. Ok, una è andata. Missano, tanto. Polarità inversa. Che sfiga, cazzo, tutti quanti indietro, tutti. Niente, oh, di nuovo Faris, questa è la seconda volta che colpiscono Faris, eh. Non vorrei dire. È la seconda volta che Faris si becca la roulette. Vai, miracolo. No, se li beccano Faris per la terza volta. Ok, Lenna. Lenna, mi dispiace però. No, raga, niente, oggi Faris è sfigatissima. Oggi Faris è veramente la regina delle sfigate, cazzo, con... Tra l'altro qua non mi vale più neanche, ecco, venire avanti perché poi mi ributto indietro. No, non è andato a segno. Meno male. Vabbè, tolgo la metà dei danni, chi se ne frega. Ma ci arrivano, ok, ci arrivano. Grazie, gentilissima. Questa volta se faceva tentazione lo lasciavo tanto. Ok, scusa, ho avuto un attimo un lapsus. Questa era la quarta giara. No, non tornare indietro, stupide frecce che simulano le frecce vere del Game Boy. Ok, del GBA, anzi. Perché è l'Advance. Altrimenti sarebbe Final Fantasy 5 normale. Tra l'altro non l'ho mai specificato, ma questo, a conti fatti, è un remake copia e incolla, ragazzi. E questo è Final Fantasy V completamente rifatto per il Game Boy Advance. Perché l'originale Final Fantasy V del 92 era per il solo Game Boy. Nel 2002 è arrivato finalmente in Occidente con la versione rifatta da zero per il Game Boy Advance. Quindi, a conti fatti, questo è un remake copia e incolla. Tipo Pokémon Heart Gold, per intenderci. Ecco. Dove lì, in quel caso là, invece, è un remake rifatto per il DS, quindi è ancora più figo. Uffa! Questo trio non mi piace. Aspetta, Mazzuolo. Ho tutti gli oggetti, non uso Esna per questo. Mazzuolo, ole. Tiratelo in testa. Come dovrebbe un Mazzuolo far riportare qualcuno alla sua dimensione originale? Non lo so. Immagino che però solo tiri in testa. Lancia stordente non ha funzionato, meno male. Quindi a conti fatti sì, questo è un remake. Non è una remasterizzazione, è un remake. Perché la remasterizzazione, se non ricordo male, era proprio il gioco originale, non rifatto da zero, ma preso e migliorato graficamente sul
la console nuova, tipo Final Fantasy 12, Final Fantasy 10, quelli sono il gioco originale che è stato preso e di cui sono stati migliorati letteralmente i pixel. Ma non li hanno presi, rifatti da zero per la PlayStation 4, PlayStation 5, anche parlando, anche solo facendo un remake copia e incolla, non hanno fatto quello, hanno preso il file, tipo, che ne so, il motore originale. E li hanno risistemati letteralmente per dargli un look più limpido sulla nuova piattaforma. Oh ma... muori! Dolcezza di merda! Brava! Oh, Sandra di Darumetta, non mi interessa. Ah, allora, magia, un'energica solo su Faris, perché... perfetto. Basta, già ha esaurito tutti i suoi punti magia. Allora... non elisir, voglio usare gli eteri. Ok, dai, ne ho usati solo una decina buona. Altra bestia accusa, salve lei signora, perfetto, bello quando fai spike up così. In questo caso invece non è un gioco ripreso, cioè hanno ripreso il motore, il gioco con il motore originale, lo hanno reso un pochino più bello per la nuova console. No, in questo caso hanno proprio preso il gioco originale e lo hanno rifatto da zero per il Game Boy Advance. Quindi questo ha... conti fatti, è un remake fatto e finito, anche se non si direbbe, perché il remake, cioè io continuo a dire che personalmente parlando i remake copia e incolla li continuo sempre a preferire. Questa è la quinta, quindi sta a destra quella giusta, cazzo, brutte merde. Dai, su, muoio in un colpo. Non portarmi tutti indietro. Che cazzo, uffa. Oh, bella falena. Io li continuerò sempre a preferire perché offrono, il loro concetto è offrono la stessa esperienza che offriva il gioco originale. Quindi anche Spyro per intenderci. Andato, sta infliggendo le dolcezze e tutti i malus possibili a... Basta, hai rotto il cazzo, avete rotto il cazzo. Avete questa volta, adesso avete rotto i coglioni. Adesso almeno Faris la sistema. Adesso portiamo avanti tutti, tra l'altro. Ecco, è perfetto. E dopo, fuori dal combattimento, sistemo l'Enna, cazzo. Meno male che sei incoglionita. Allora, adesso sistemiamo qui la carissima. Allora, acqua santa. Ok. E poi facciamo mazzuolo. E poi energia. No, anzi, dai, le gran pozioni. Quanto gli danno le gran pozioni? Mi pare 500. Adesso non consumo mica tagliere, però le uso solo in questi casi. 25.000. Gil, porca troia, basta! Di nuovo questo trio, perché più saliamo, più i tri si fanno ostici. E questo è il trio più ostico. No, questo no, carissima, questo no, Grazie per avermela colpita, Laimue, grazie, sei stata gentilissima. Balsamacchia, beh, non funziona, funziona. Allora, chi è il non morto? Faris, vai.
Ma sempre, va sempre a segno sta danza macabra di merda, eh? Da madonna, io penso, raga, no, niente. Dolcezza è la più rompicoglioni di tutti i mostri qua dentro. Vedi di morire. Oh, grande, l'effetto morto ha avuto effetto. Ti prego, muori. Oh. L'ho detto che sarebbe stata una sofferenza. È una tortura sto dungeon. Da sì, va tutto Esna, Esna su tutto, non mi interessa. Ho ottenuto quello che volevo qua, sì. Il bello è che i combattimenti mi fanno dimenticare quello che ho fatto al di fuori dei combattimenti, cazzo. Allora, siamo a 26 piani, siamo quasi alla fine, raga. 27. Combattimento, sti cavoli. Il cannone laser, tempo qualche colpo e muore anche lui. Chi se frega del potenziarmi contro un aga? Cannone a onde. Ecco, lui vuole farmi cagare sotto con sta mossa che fa un botto di danni e che toglie continuamente punti vita. Ma io non mi farò scoraggiare. Non mi farò scoraggiare neanche dal fatto che se muoio devo rifarmi tutti i piedi da capo. Ma sti cazzi! Mamma mia, Faris! Mamma mia! Signori, è già morto. Perfetto. L'ho detto che non c'era troppo da temere. 28esimo, vai, aga. È al centro questa volta. Un misero Quirrell. Ci sarebbe stato meglio prima il Quirrell. Troppo per chi. Cioè il cannone laser prima per il penultimo piano. Per l'ingresso al penultimo piano il Quirrell. Ok. Eccoci. Guardate che cazzo c'è. Iriu! Questo è il drago volante che ti ha salvata? Iriu, che cosa stai facendo? Dice che vuole aiutarti. Iriu! Sì, è quello che ho pensato, ragazzi. Lena! Io sapeva di non avere molto da vivere. Vuol dire che quando mi ha salvato nella foresta antica, sembra che sia venuto in questa torre per aiutarti con le sue ultime forze. Iriu. Cosa vuol dire la mamma non ce la farà? Cara, il dottore ha fatto il possibile. Sembra che solo una lingua di drago volante potrebbe curarla. Lena! Cosa vuoi fare con quel coltello? Di certo non vorrai... Ferma! Sì, che ci penso io. Principessa Lenna, se lo uccidete avrete eliminato l'ultimo dei draghi volanti. E inoltre, la regina madre ha sempre voluto molto bene a Iriu. Volete davvero tagliargli la lingua? Cosa direbbe Lenna, secondo voi? Tra l'altro, una scelta in un flashback. Mi stranisce la cosa. Principessa, vostro padre veniva qui ogni giorno indeciso sul da farsi, ma forse è meglio così. Mamma.
Il drago volante Hiro è diventato una fenice, ha affidato il proprio potere e la propria anima a Lenna. Ora può invocare Fenice, eccola. Hiro, grazie. Ok, posso ritornare di sopra così? Allora, posso uscire dal dungeon facendo direttamente warp perché non c'ho voglia di usare... Così si ritorna su, no? Al 29° piano. Allora, vediamo. Una magia warp è una magia del tempo, giusto? Quindi creare dovrebbe dare... Eccolo qua, posso usarla. Posso usarla! Trasporta il gruppo fuori dal sotterraneo dalla battaglia, vai! Vai, fune di fuga, però è proprio fune di fuga di Pokémon, bellissimo! O teletrasporto, anzi, teletrasporto, perché anche teletrasporto ti teletrasportava fuori. Signori, fatto! Abbiamo Hiro, cioè la Fenice! Adesso ci rimane da andare a Monte Nord a cercare la persona per cui effettivamente siamo venuti qua, ossia Bahamut! Che non è propriamente una persona, è un esper, un drago, fighissimo per la precisione, però quelli sono dettagli. Madonna che palle quando puoi fare fuga, ma ci vuole il consenso. Un altro po' nei combattimenti in cui posso fare fuga, perché abbiamo visto prima che nei combattimenti, non l'ho fatto notare, ma in tutti i combattimenti nella Torre Fenice non potevi fuggire. Abbiamo scoperto poco prima che quando non puoi fuggire ufficialmente, te lo dice subito il gioco, non puoi fuggire, ok. Ma quando puoi fuggire, cazzo, un altro po' devi fare l'ascito scritto, formale, devi scrivere proprio il verbale, alla giustificazione tipo delle scuole, al mostro, per dire guarda, vado via, punto, fammi andare via. Un altro po' vogliono i mostri la giustificazione verbale. Ecco fatto. Bello quando il one shot di Lenna va a segno. Vado a colpo critico, ogni volta che attacca Faris un po' mi dispiace che faccia colpo critico su un mostro in fin di vita. Ok, ecco fatto. Chissà dove arrivo entro questa puntata. Volevo fare, dopo Bahamut volevo vedere se riuscivo a fare anche il tempio della terza tavola. Secondo voi riesco, anzi no, volevo vedere il castello di balle, è vero. Secondo voi riesco? Se me lo concede il gioco, sempre che, cioè, tipo che scopre che non scopre che serve a qualcos'altro. Se serve a qualcos'altro va bene, intanto lo scopro che serve a qualcos'altro. Gente, volete morire qua? Perfetto. Adesso muore. Grazie per l'acqua santa. Gole, one shot, mamma. No, raga, la Masamune è troppo potente, la lascia fare, nonostante non possa, anche se non può fare Magilama, ci sono altri tre personaggi che possono incantare l'arma con Magilama, non ho problemi. Allora, il Monte Nord, se qui i mostri tipo tendono a non cambiare se il dungeon cambia, dovrebbe essere il Monte Nord di sempre, quindi con sempre i nemici piccolini, e l'unico bestione grosso dovrebbe essere Bahamut, o Bahamut, decidete voi la pronuncia. Bahamut è la pronuncia anglofona, che io conosco da tutta la vita. Bahamut è la pronuncia in lingua neolatina, perché in Final Fantasy 16 dico Bahamut, dico l'accento sta sulla U. Eccoci a Monte Nord. Allora, se i nemici sono sempre i soliti, seguendo la logica che
Se non cambia i daggi, i nemici non cambiano. L'unico pezzo grosso qua è Bahamut. E mi sa che è proprio così, perché sti galli gatti e lumache di pietre me li ricordo dall'episodio 2. C'è qualcosa qua? No, posso fare fuga diretta, non c'ho voglia di massacrare gente di livello 2, mi dispiace. Ciao ragazzi, vi ho voluti bene all'episodio tipo 2. Questo non l'ho mai visto, è nuovo. Coda di Fenice. Mi sa che c'era qui da tutta la vita e non l'ho mai visto, mi sento uno scema. Fuggi che non c'ho voglia, tanto sono dei galli gatto ragazzi. C'hanno 2 di vita. Saranno di livello 2. Che è sempre comunque il livello più alto del fantasma al castello dei sigilli. Concedetemi ragazzi la fuga, però almeno voi, cioè, vi sto risparmiando, tipo in Undertale, cioè, non trattenetemi, non stuzzicatemi. Lo dico per il vostro bene. Ecco, poi tra l'altro adesso quando otterrò Bahamut userò Warp ancora una volta per uscire subito dalla dungeon. Che bello che mi è venuto in mente di potenziare le magie. Meno male, meno male. Meno male che mi è venuto in mente l'altro giorno di potenziare al 100%, cioè al livello massimo le magie di bianca e tempo, che sono le uniche che uso. Allora, stiamo attenti qua che ci hanno i fiori di merda. L'ho detto. Antidoto, va là tanto. Siamo già alla fine, cavoli. Me lo ricordavo abbastanza breve, ma cazzo, non facendo i combattimenti dura 3 secondi. Cioè, qui c'era la corda che aveva messo Faris. Qui dovrebbe esserci Bahamut, allora. Aveva detto che ci avrebbe atteso qua in cima. Salve lei, signore. Salve. Buongiorno. Voi che avete spezzato il sigillo, vi concederò il mio potere se riuscirete a sconfiggermi. Allora, scan subito. Mamma mia che bello che sei. Sei bellissimo. Intanto un colpo te lo... Perché la gente qui deve avere... Deve farmi sempre venire un infarto con i livelli. Livello 99. La prego signore. Ok, la difesa è decente. Meno male. Oddio. Veloci qua, che secondo me lui l'unica cosa che fa qui è caricare il Mega Flare. E se carica Mega Flare, secondo me è game over. Per me lui, l'unico attacco che fa è Mega Flare, quindi la cosa migliore da fare è colpirlo il più velocemente possibile. No, ok, vampa. Vampa quanto toglie? Ok, fattibile, fattibile, fattibile. No, appena comincia a caricare Mega Flare e poi va in tempo a lanciarlo, però per me è finita. Quindi mi sbrigo a devastarlo. Lui palesemente è un'evocazione di livello 7, sicuro. Non c'è neanche bisogno che qualcuno me lo dica. Peccato che sicuramente è fortissimo, però io le evocazioni non le uso, quindi... Bahamut, sei un figo, ti voglio bene, ma in questo Final Fantasy io non gioco le evocazioni, quindi... Mi spiace. Non prendo neanche tempo a guardare quanti punti vita gli restano. Mi sembra anche abbastanza lentino, eh? Perfetto. Ho vinto? Sono promossa? Posso? Sì, puoi evocare che ti dirai Bahamut! Grazie mille, signore. L'ho devastato un altro po'. Un altro po' lo obliteravo dall'esistenza. Allora, tempo. Vai, un bel warp. Che tra l'altro è una magia di livello 3. Non è neanche una magia di livello altissimo. Bene, fatto. Salva. E abbiamo finito il più in fretta del previsto. Ricordiamoci però che mi restano ancora 2 tavole da trovare. Ah, yeah.
E io adesso voglio andare a vedere il castello di Baal, perché mi è tornato in mente del sotterraneo, sempre se esiste ancora. Mi è tornato in mente perché l'altro, tipo, la settimana scorsa finalmente, tipo, mi sono decisa, mi sono sistemata con tipo la lista delle cose da fare a casa, e con quella ho incominciato, ho rallentato tipo il tempo di montaggio delle puntate, quindi tipo avevo editato solamente per dire la puntata 5. Poi sono arrivata da editare, ho editato fino alla puntata 7, fino a questo momento della mia linea temporale, ma editando con calma sono riuscita tipo ad editarle tutte e tre come volevo io, con la calma che volevo io, e sono tutte e tre uscite piene così di roba editata per i miei standard. Se avete già visto le puntate sapete già di cosa sto parlando. Perché preferibilmente le monto di prima mattina, e di prima mattina c'ho la mente fresca, quindi mi diverto. Bene, qua abbiamo finito col deserto. Possiamo tornare ufficialmente alla nostra aeronave, carissima, con il ciocobo nero. Sembra che prenda un calcio degli sticchi ogni volta la persona che fa questo verso. Ok, mezzaluna, eccoci arrivati. Usa la tenda. Comunque Bahamut è a combattimento in blind, ma io credo di aver finito ufficialmente con il livellamento, ragazzi. Sapete perché, appunto, livello 52, ho devastato Bahamut. Penso che per tipo il boss finale potrebbe bastarmi il livello 52. Non credo di dover per forza raggiungere tipo il livello 60. Penso che dovrei cavarmela con il livello 55, to massimo, contro il boss finale. Dovrebbe essere fattibile, spero. Allora, qui c'era la locanda. Devo ritrovare il posto in cui si trovava il sotterraneo. Dovrebbe... vediamo qua. Piano terra. Ok, qua. Qui c'era pure il salvataggio. Non so, secondo me quella parte là, rivedendola montando l'episodio 5, quando l'avevamo vista per la prima volta, ho detto, cazzo, ma questa è identica alle porte dei Tomi. Che diavolo c'è? Sta succedendo qui sotto. Oddio, che succede? C'è un party. È chiuso dall'interno, no, niente. È chiuso, ok, quindi forse è tipo, ciao ragazzi, non c'ho voglia di combattervi, quindi hai fatto saluti. Forse è tipo, magari è l'uscita del dungeon della tavola che sta sott'acqua. Allora, questa è la mia ultima ipotesi. Allora, bene, allora che ho scoperto questo, allora andiamo in acqua, premiamo giù, perfetto, e la nave è diventato un sottomarino bellissimo. C'è qualcosa all'estremo est, e quindi adesso andiamo subito all'estremo est a vederla. Sulla mappa non compare quando sono fuori dall'acqua, quindi secondo me questo è il nostro tempio. Che ansia. Fossa del Mar Grande. Vediamo un po' che posto è questo. Allora, Gargoyle quindi è la zona della terza tavola, perché i Gargoyle stanno sempre di guardia alle tavole. Intanto, quanta vita avevano? Quanta vita avevano? Mi servono i punti vita. 5.000, ok, perché loro dopo poco tempo rinascono se non li ammazzo presto.
Credo di essere costretta ad un magilama per Barz, perché Excalibur mi sa che fa dei danni elementari a questo punto. Ok, presto, presto, ammazza l'altro. Allora, uno, allora, ok, ora c'ha tipo... Ok, aspetta, adesso non colpirlo più. Ora colpisci questo. Dai, presto. Fatto. Allora. In fondo al mare più scuro, avvolta dalle fiamme, una tavola riposa. Mettiamoci alla ricerca della tavola. Tesoro, intanto. Oh mio Dio, sconosciuto. Ecco, questo ha il peggio di lì a sotterraneo. Non sanno neanche... Allora, questi non li posso toccare. Innanzitutto, testo d'acqua. Non li posso toccare, perché se li tocco mi si impossessano dei personaggi e muoiono così. A parte il livello 47, ok, fattibile, però... sentite, carissimi, voi... vulnerabile al sacro. Sentite, voi non mi piacete perché mi avete tipo devastato i personaggi perché vi ho colpiti, quindi... Quando ci hanno voglia di scappare i personaggi di... Guarda, il contrattacco proprio... Tra l'altro si possessero di persona a caso. Grazie. Siamo usciti. Perfetto. È bene che me li tolgono solo dal combattimento, ma... È ancora questi, ciao. Di nuovo warp. Ho capito che in questo dungeon andrò avanti di warp. Che bel suono. Se non funziona fuga, caso estremo, warp. Già il salvataggio? Beh sì, perché siamo nel Mar Grande, nella fossa del Mar Grande, quindi... Allora, oddio, bottoni. Ok. Devo andare nel... per forza... Guardate, io non so più se fidarmi di ste cose. Io non mi fido più di queste cose. Io faccio warp a tutti quanti. Non mi fido di questo dungeon. Tiro un colpo. Boh, vai, non faccio tempo. Magari questi sconosciuti non mi tirano fuori. Non mi portano via la gente dal combattimento. Comunque. Qua posso scendere, ma mi faccio male. C'ho brutti flashback della lava che mi fa male. Magari quegli sconosciuti non mi fanno male. Cioè, non mi... tolgo la gente dal combattimento. Vediamo. Trappola.
Con ti attaccano con trappola. Va bene, va bene. È fattibile. Tra l'altro trappola che può anche non andare a segno. Ok, fattibile, fattibile. Fatti, fatti, ok, questi sono fattibili. Tipo i... tipo gli omoni con la bocca sul petto, no, quelli no. E sono immuni a morte, tra l'altro. Ok, sono immuni a morte, vabbè, sti cazzi. Quando, perché quando riappaiono ho capito perché sono immuni a morte. Sarebbe bellissimo tipo scoprire che in questo gioco c'è tipo un boss secondario che è fortissimo ma non è immune a morte, ve lo immaginate? Vabbè, trappola dopo un po' di tempo va via. Sono bruttissimi questi cosi, sembrano, biologicamente parlando, dei serpenti fatti di roba mutante, che non volete sapere di che si tratta. Sembrano fatti di funghi, roba brutta. Ok, trappola, dove si ritorna, come si torna indietro? Allora, considerando che c'è già a prescindere il coso che mi devasta, rovina. 30 secondi di vita. Allora, questi fanno sentenza. No, vabbè, comunque in questo dungeon mi sa che farò sempre warp perché proprio fanno schifo tutti quanti. Ma sono tutti quanti degli infami. Sto già rimpiangendo le muse. Probabilmente però con tipo un one shot muoiono subito. Ok, poi ti hai warp per favore. State, si sta preparando lì da mezz'ora. Oh. Forse questi però se tipo uso Sancta spariscono subito come i macchinari. Però non ce l'ho io tutte le volte. Piano 6. Ma dove sono finiti? Dove sono? Dove sto andando? Ragazzi, se mancherò delle cose, perdonatemi. Questo... non si capisce un cazzo. Salve, 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 salve. Arrivederle, signori. Warp. Non potevo averlo al castello di Exdeath questo warp. Sarebbe stato molto utile. Quanto perdo? 100. Quindi 20, 19, 18, 17, 16. Ho trovato un etere, ragazzi. Finché ho gran pozione uso quelle. Ah! Cosa io dico? Cosa sono? Vedi, sembrano dei buboni usciti da un film. Avete presente tipo, che ne so, roba tipo avete presente il Lost Planet 2 livello finale con l'Acred G che ha fatto tipo, ha fatto quei buboni di merda. Ecco, mi sembra quello. Il massimo che può fare sta lava comunque ridurmi la vita di tutti quanti a uno, dubito che possano farmi fare game over al di fuori dei combattimenti. Al massimo mi regredirà a uno la vita di tutti. La vita di tutti quanti. Sì, sì, certo, ragazzi. Un altro warp, Lenna, tanto c'è... sì, Lenna. Cry, tanto c'è ancora 312 punti magia. Vuoi finirli, cioè, dai. Allora, intanto... vabbè, dai, usa le pozioni. Le poche pozioni rimaste, guardate. Vedete perché ho fatto bene a fare scorta di gran pozioni e non di pozioni. Non vi danno più niente le pozioni. Allora, ordinate qua intanto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah, i miei piedi.
Non so dove stia andando, non so dove sono finita. Voglio solo arrivare alla fine del dungeon, non mi interessa proprio niente delle cose secondarie. Oh mio Dio, c'è un tizio. Quindi innanzitutto buongiorno o buonasera, non so più se al di fuori di queste caverne ci sia tipo ancora la luce del giorno. Innanzitutto quindi buongiorno, baga, buonasera, buongiorno, salve. Secondo, salviamo, ho usato la il regno dei nani. Sono nel regno dei nani. Laliho! Siamo rimasti solo in 5, ma benvenuti nel grande regno dei nani. Laliho! Conoscete la lampada magica? Sarà riportata al suo luogo d'origine, il suo potere sarà rinnovato. Laliho, ecco, direi lo saluto. Re di Bo sta scavando un tunnel, dice che permetterà di girare il mondo. Ma perché mai dovremmo farlo? Perché siete rimasti in 5, vi state estinguendo evidentemente, visto che siete rimasti solo in 5. Cosa c'è qua? Altri due nani? Il quarto nano sta scavando il tunnel che adesso lo devo andare a cercare. Mazza fregata, ecco. Ancora la Kikuichimonji, proprio lei. Grazie signore. Aspettate, questo mi sembrava un luogo abbastanza sicuro. Vediamo se qui c'è qualcosa. Non c'è un cazzo, ok. Ragazzi, momento modalità esplorativo, si capisce? Si capisce che sono in modalità esplorazione, sono muta. Più di un pesce? No. No, questi mi ammazzano. Credo comunque che funzionino come le macchine che c'erano nelle rovine. No, nella piramide di Burg. Che con un attacco, con la magia giusta qui erano deboli, sparivano direttamente dal combattimento. Per me funzionano così anche loro, ma con la questo posto è una presa per il culo costante. Cioè già sono costretta a girare con i piedi sulla lava. Oggetti intanto. Le gappozioni sono. Tutte le gappozioni che ho preso le finisco tutte qua naturalmente. Allora, si è aperto qualcosa, andiamo subito a vedere. Mettiti in posizione di difesa. Ok. Ma esistono le mega pozioni in questo gioco, no? Perché ho trovato una noce Kaiser, che non so cosa sia, ma sicuramente un'arma potentissima che non utilizzerò mai. È un attacco sorpresa, perfetto. Spariamo da qui all'istante. Belli suoni di warp. Ma io che tenga d'occhio i miei MP di Kryle, perché se li esaurisce non posso più usare il warp per scappare subito dai combattimenti. Bene, sono durati tantissimo queste gran pozioni che mi sono portata dietro. Allora. Non so cosa ho aperto. Questo non funziona.
Confermata la teoria, tra l'altro, che la lava mi riduce massimo i punti vita a 1. E adesso uso un'energia tattica 2 volte su tutti quanti. Ok. Io non so cosa ho fatto, non so cosa ho aperto, non so. Credo di aver aperto la porta là in alto a destra prima. Quanti punti magia c'è ancora a Kyle? Ok, 300, va bene, va bene. Non funziona più niente. Allora, si è mosso qualcosa. Adesso devo ragionare. Non voglio combattimenti in mezzo ai coglioni. Qualcosa si è mosso. Si è mossa quella porta lì, ok, non mi interessa. Non funzionano questi bottoni. Al massimo c'è questa, però questa porta l'ha presa per il culo. Non so cosa io abbia fatto, quindi non chiedetemelo. Ho trovato la tavola. Meglio. Così posso subito andarmene da qua. Oink, oink. Ci ha inviati Exdeath, oink. Ci ha detto di uccidervi, oink, oink. Sono ordini, niente di personale, oink, oink. Oink, oink, oink. I maiali. Ciao ragazzi, buongiorno, ciao ragazzi, piacere di conoscervi, Tritone, Nereide e Phobos. 13.000, sono fissati col numero 3, debole qualcosa? Alla tega, io non ho incantesimi di tega, amici, però posso devastarvi così. Dai, intanto devasto lui che penso, non so chi sia, non so se sia Trito. Immuni alla morte, meno male, dei boss principali, almeno i boss principali non deboli al one shot. Anche se sarebbe stato molto divertente, però. No, fa lo stesso, sono buona. Ma quanto scommettiamo che Exdeath spammerà roba tipo sentenza durante il combattimento finale? Perché io non sono immune al fuoco. Ragazzi, siete forti, te. Vento divide. Gelata, ragazzi, siete forti. Siete veramente forti.
Io adesso metto Andantega a tutti qua perché... Non so perché non lo abbia ancora fatto. Ok. Lancia fiamme! Charizard, dai, no, aspetta. Dai, su, intanto ne è morto uno, perfetto. Gli altri presuppongo che abbia la stessa vita, quindi... No! No! Anche loro! Anche loro devo come i gargoyle! Sono uguali ai gargoyle, anche loro! Allora, momento matematica, quindi. Quanta vita c'hai ancora tu? 11.000, ok. Adesso, conti rapidi, conti rapidi. Non mi interessa, conti. Allora, 11 c'hai, ok. 11.000 circa. Ok, 9.000. Eh, 7.000 in teoria. Mi ero trasformato in pietra Lenna, devo rimediare subito. Ok, è morto. È morto, porca puttana, è morto. Attacco delta. Ogni volta che muore le farete poi rinascere e fa l'attacco delta. Tu quanto c'hai ancora? 2638. Questo quanto c'ha ancora? Ancora 2.000 pure lui. Lo posso one shottare con tipo una magilava bufferara quello sopra. Questo col fuoco, ok. Allora, 12.000. Colà per miracolo non è morto. Allora. Quanto c'hai te ancora? Allora. Bazzo colpisce quello sotto. Kyle colpisce e basta.
mentre Lenna colpisce quello sopra. Allora, quanta vita ha qua questo? Allora, vediamo se riesco. Allora, aspetta, aspetto che si carichino tutti quanti. Mi serve un turno in cui siamo tutti quanti con la vita a posto e che siamo tutti quanti pronti con l'attacco. Allora, scusate. Cioè, ma veramente se va a segno morte, ritornano subito con tutti i punti vita, ma... Allora... Con un colpo quelli lì li ammazzo, ok. Allora, ho confermato comunque che con un colpo elementale vanno KO. Allora, quindi capitolando, Barza il fuoco e Lenna il ghiaccio. L'unico che dà problemi è quello davanti, Phobos, perché non ho la magia terra. Tra le magie nere. O forse ce l'ho, adesso controllo. Vediamo, controllo con Barz un attimo. Veleno, naga, osmosi. Tanto Barz ha finito tutto. Uso un elisir rapido, perché Barz ha finito tutto. Avessi la magia di tipo terra li avrei già uccisi tutti quanti. 8471, ok. No, cazzo, perché il tempo va avanti nel menu di combattimento, cazzo. È l'unico menu di combattimento dove non va avanti. No. È l'unico menu dove il tempo non si ferma, cazzo, scusate i colpi al tipo alla scatola, tipo al tavolo, però. Sono incazzata con me stessa. Perché ci sto piegando le tende per un combattimento che potrebbe durare 3 secondi. Dai, l'unico problema è questo qui davanti.
Quanto c'hai ancora? 27.000, ok. Ok, allora. Adesso. Vaffanculo. Oh. Niente di personale, ragazzi. La terza tavola, c'è scritto qualcosa sulla tavola. Hai recuperato l'incantesimo dal fiume di magma, Meteora. Ah, era già qua, grazie. Alleluia. Era già qui Meteora, perfetto. Quindi, di che tipo è? Tempo, forse? Sì, tempo. Causa una pioggia di meteore che si abbattono su tutti i nemici. Allora, sapete che c'è adesso? Qui con Krayl usiamo Warp e ce ne andiamo da questo posto. Oh. Oddio, ragazzi. Bene. Ora che abbiamo la terza tavola, direi che ci andiamo a fare un giretto al castello dei sigilli a prendere altre tre armi. Allora, dov'è il castello dei sigilli? Il castello dei sigilli è da queste parti. Qui c'è il tempio dell'aria, quindi sono andato troppo a nord. Il castello è un po' giù. Qui c'è l'ingresso al canale dell'inizio gioco. Il castello dei sigilli dovrebbe essere da queste parti circa. Se lo trovo, lo trovo, eh. Qui c'è una caverna. Anche qua c'è una caverna, è vero. Questa me la sono ricordata quando ho editato l'episodio 7. Di là c'è la crepa interdimensionale. A destra il castello. No, qui c'è il villaggio. Dove cazzo è il castello dei sigilli? Eccolo qua. Perfetto. Andiamo a farci un giretto, ci andiamo a prendere altre armi su 12. Ce ne manca 6 da prendere. Allora, oggetti, tenda. Questo dungeon è stato orribile, perché più che altro perché non ho capito cosa ho fatto, ragazzi. Quindi se qualcuno mi chiede già da come hai fatto ad aprire il passaggio che porta alla fine del dungeon sostanzialmente, e quindi a Meteora, non lo so. Ho premuto un bottone. Ora ci resta da trovare il modo per raggiungere Leviatano. Cioè la tavola, l'ultima tavola, e poi risvegliare Leviatano. Mamma mia, signori! Mamma mia, ce l'ho fatta! Mamma mia! Sono riuscito ad arrivare alla stanza delle tavole senza che nessun fantasma mi rompesse i coglioni. Bene, ora è il momento di scegliere altre spade. Allora, vediamo cosa. Qui non c'è più niente, ho preso tutto. Qui cosa c'è? È l'ascia runica. Vuoi rompere il sigillo? No, aspetta un attimo, voglio vedere se trovo un tipo una sciabola, la lancia sacra. Devo vedere se ce n'è una che magari mi fa intuire che è incantabile. Katana di Sasuke, ecco, forse questa è incantabile, prendila. Questa forse si incanta con Magilama, però la Masamune è bellissima. Bene, adesso gli do una letta. La voglio dare a Krayl. Vediamo. Katana mitica che talvolta blocca gli attacchi nemici. Però non è... forse non lo so se è incantabile. Aspetta, vediamo. Magari sulle magie di Magilama mi dice... Magilama incanta le armi con svariati effetti magici. Allora, vabbè, lo scoprirò a mie spese. Equipaggiala. Qui non c'è più niente. Questa è la campana di Gaia. Questa è l'arpa. Questa è la ferula superiore.
Qui non c'era più niente. Io mi prendo la lancia sacra. Vediamo questa, tipo, da farvi vedere solamente cosa fa. Lancia che custodisce una forza sacra. E magari le do questa. Magari do questa, Kyle, dai, che fa più, da più danni. 109. Probabilmente fa un bonus di danni sacri come l'Excalibur, perché anche Excalibur è leggendaria spada sacra. Dai, prendi la sciarunica anche. Bene, adesso le ultime armi che mi restano da prendere sono armi che non userò mai, ma che però per completismo verrò a prendere quando potrò. Vediamo l'ascia. Che usa PM per infliggere danni critici. No, grazie. No, a prescindere non l'avrei mai utilizzata, perché i PM mi servono per altro. Bene, ci sono rimasti questi tre da prendere. Adesso vado a trovare l'ultima tavola. Perfetto. Riuscirò a superare il salone senza venire direttamente nel corridoio. È venuto, cazzo. Direttamente nel corridoio, cazzo. Si è offeso per prima. Allora, qui vediamo Faris, che ricordo che non è incantabile. Non si incantava, ricordo, la Masamune. Devo vedere se la lancia sacra si incanta. Il pugnale sicario sicuramente si incanta. So bene, allora, sicuramente l'Excalibur e il pugnale si incantano. La lancia e la Masamune non ricordo bene. Allora, vediamo. Non mi obliterare la gente, ti prego. Ok, ma... La Masamune non è incantabile. La lancia sacra non è incantabile. L'ho scoperto. Dico, se mi tocca qualcuno, madonna. Ma una cosa, ma io avevo notato una volta qui che potevo... Cioè, posso cambiare le armi alla gente. Allora, la lancia sacra comunque non è incantabile. Cosa fa? Cosa ha fatto? Cos'è successo? Cos'è successo? Non ho capito io. No, comunque non è incantabile comunque. No, la Masamune non è incantabile, neanche la lancia è incantabile. Vi dispiace, no, niente. Caso allora piuttosto ti metto la katana che hai, ma non la lancia, no. Ok, questo intanto si è levato dai coglioni. Allora, voglio vedere se anche la katana a questo punto non è incantabile. Semplicemente mi attaccava due volte come minimo. Stavo pensando, ecco, adesso mi attacca due volte. Allora. Meno male, è stato magnanimo. Ale. Allora, adesso dove andiamo? Sott'acqua? Allora, non credo che sott'acqua ci sia un altro posto da vedere. Forse. E invece no. Ci sono degli ingressi. Penso che siano degli ingressi. Vado a vedere quello a destra. In alto a destra. Era tipo qua, giusto? No, era da tutt'altra parte. E qua, in un laghetto qua. Era qui? Oh, c'è qualcosa. Effettivamente c'è qualcosa, che posto è? Glu 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 glu. Ah, forse posso tenere il respiro. Glu 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 glu. Ma solo per 7 minuti circa. Madonna, che posto è questo?
No, ciao ragazzi, non so chi siate voi, ma questo posto... Che posto è questo? Ma che posto è? Via, no, non mi interessate, ciao ragazzi, ho solo 7 minuti e poi devo svignarmela. Poi uso Warp. No, voglio vedere. Ok, fammi scendere. Poi posso uscire con Warp, giusto? Vai, scendi. Ciao ragazzi. Che posto è questo? Non è che tipo... No, non è la torre che ho distrutto. Fuggi. Vai, sì, però non contarmi anche secondi di quando sfuggo. Scendi al piano terra. Non ti bloccare così, Bugs! Ok. Questo è il primo piano. Cos'è il primo piano questo? No, ho letto a che piano sono! Sto scendendo comunque, vabbè, che gente c'è qua sotto! Vedo solo le ombre, ma quanta gente c'è? È molto popolato sto posto. Sono a piano terra, eccoci. Ci sono voluti i primi due atti, ma ora l'incredibile potere di questo frammento di cristallo è nelle mie mani capaci. Non vi permetterò di averlo, quindi toglietevi dalla mia vista. No! Capisco. Aprite il sipario! Gogo in Mimo. Mi chiamo Gogo, ciao. Mimo straordinario. Ok, la base? No, l'essenza della mimica è l'abilità di imitare qualsiasi cosa. In qualsiasi situazione. Pertanto imiterò ogni vostra mossa. Quando attaccate io vi attaccherò. Se usate la magia, così farò io. Se poteste imitarmi, vincereste. Ma il copione è ben diverso. Sembra Arlecchino. Quindi ora usi scan, fondamentalmente. No, usa mosse che vuole lui. Quindi io ho usato una magia e quindi lui usa la magia. Se uso un oggetto, cosa fai? Così per chiedere proprio... Non fa niente. Schiva molto. No, ancora 4 minuti e poi è game over, non vorrei dire, signor, però. E ci dà dentro con gli attacchi, eh? Non mi curo perché vedo che questo qui si attacca a fare one shot e quindi... Comunque sono confusa. Perché se lo stessi chiedendo. Grande Kyle, fagli perdere tutti così, fa schivando tutto. Brutti bifolchi! Non sapete nulla degli artisti? Basta tentare di imitare! Dall'inizio e concentratevi! Cosa vuol dire? Ma cos'è? Un game over gratuito!
Questo Game Over è gratuito. Ah, e basta! Siamo già morti tutti, non vorrei dire, carissimo, ma siamo morti. Siamo morti, non c'è bisogno di continuare in ferie. Abbiamo fatto che ho. Grazie, bravo, ole, questo allora. Questo... vuole giocare, palesemente, sì. Come? Allora, intanto... come lo imito? Forse non facendo niente. E se quello fosse il trucco? Forse il trucco è proprio non fare niente. Forse il trucco è proprio quello, non fare niente. Allora, di nuovo qui, in questo posto bello. Vai, vai in apnea, Barz. Perfetto. Solo per 7 minuti, vai. Allora, vai, sesto piano. No, in questo buco devi cadere, perfetto. In questo buco cadere devi, Yoda. Proprio qui attacchi alle spalle, brutti bastardi. Vai, whoop. Sono 9:48 già, cazzo. Quanto è volato il tempo questa decima puntata? Di nuovo è successo. Di nuovo il tempo è volato. No, voglio finire almeno prendendo... è un esper per me questo. Devo finire la puntata ottenendolo. Secondo me il trucco è non toccarlo. A questo punto è talmente stupido che secondo me il trucco è non toccarlo. Secondo me il trucco è non toccarlo. Anzi, aspettare. Stare fermo e non fare niente. Primo piano, vai. Ancora un piano e sono al piano terra da Gogo. Credo che forse il segreto sia non fare niente. Sono voluti i primi due atti, ma ho l'incredibile potere di questo frammento di cristallo nelle mie mani capaci. Quindi, se dico sì... allora, no. Forse se sto ferma risolvo. Mi chiamo Gogo, appunto, ecco. Mimo straordinario. Ok. La base, no, l'essenza della mimica, ok? È l'abilità di imitare qualsiasi cosa. In qualsiasi situazione. Per me il segreto sta qua a aspettare. Vediamo che succede se non faccio niente. A parte il grigione che effetto. Per me non lo devo toccare. Devo aspettare. Adesso aspetta e vediamo che succede. Aspetto 4 minuti e 30 secondi. Cioè, aspetto che il contatore scenda a 30 secondi adesso. Provo a mettermi in difesa. Mi sposto. Tiro Novox. Non ha funzionato. Tiro mutismo. Tiro adagio.
Non ti fa né caldo né freddo tutte queste magie che ti lancio. Ti tiro antimagia. Questa ha funzionato. Non gli è piaciuta. E se lancio anch'io meteora, che succede? Vabbè, persa, non so come si faccia. Non so come si faccia, mi rifiuto di capire, mi rifiuto di combatterlo, basta, ci ho provato. È molto forte, ora non penso che sia tipo un super boss. Mi rifiuto di riprovarci. Allora, avevo visto che c'erano degli ingressi, altri ingressi sott'acqua. Vediamo cosa vedo. Vediamo cosa vedo. Dove c'è Murg c'è qualcosa. Qua, qua, qua. Scendi e vediamo cosa c'è. E c'è la possibilità di uscire così. Basta. Ok. E allora andiamo su. Di qua. Dove credo ci sia l'ingresso al... ci sia l'ingresso all'ultima tavola. Dai, sono 1.55, magari me lo concedo di andare un po' al di fuori delle 2 ore. Visto che da 2 settimane che non gioco quasi, me lo concedo di fare 2 ore e mezza massimo, top. Come minimo trovo Leviatano proprio la guardia dell'ultima tavola e mi fa un favore, così mi affretta, come si dice, mi semplifica il lavoro. Io voglio ottenere l'ultima tavola per ottenere le ultime armi. E una volta ottenute le ultime armi, andare effettivamente alla crepa interdimensionale a fare il culo a Exteth, anzi no, a fargli la corteccia, perché in quanto albero gli vado a rifare la corteccia. Cosa c'è qui? Pelle d'acciaio, non allora, vi combatto solo quando ci sono io a destra dello schermo, ok? Vi scopro più tardi. Ma dai! Oh, alleluia! Alleluia! Ecco fatto! Eccoci, cascata in storia! I gargoyle! Allora... Novox, perché tu facevi danni, cioè gli davi vita, quindi
Qui devo scoprire se la lama di Kryle è incantabile. La lancia non è incantabile. Vediamo se non è incantabile neanche questa. È incantabile questa katana, bene. Quanta vita c'ha questo? Non lo so più. Quanta vita c'ha questa gargolla? Ok. Faccio fuori l'amico e poi arrivo da lui. Vai, vai, presto, presto, presto! Ecco fatto. Protetta dalle acque di detergenti cadenti, una tavola riposa. Bene. Benvenuti, signori, nel dungeon delle cascate. Ah, ci sono di nuovo i tomberi. Oddio, i tomberi. Salve, i tomberi, ricordo che faceva un botto di danni negli altri Final Fantasy, che devastava tutti quanti in base agli nemici uccisi. Qui penso che one shot direttamente, 39.393. Non è debole a niente, male. Dai, adesso lo devasto. Mamma mia, colpo critico. Si sta avvicinando, non è molto rassicurante. Ah, ma aumentiamo la velocità qua, perché altrimenti questo se ci tocca. Se fa in tempo a toccarci, non è bello. Ho paura di quello che potrebbe succedere. Aiuto. Oh, perfetto, minchia, solo 317 exp. La prossima volta, se scoprio di poter fuggire, fuggo direttamente. Non mi dà niente questo, non mi dà niente il tomberry. Intanto qui guscio side. Oh, comunque piacevole da vedere l'acqua, molto meglio. Mercustrello, pepistrelli di mercurio, sempre meglio di vedere il magma. Cioè, vado, è stato un delirio. Poi mancava di irritazione che vanno. Mi hanno dato prima i cosi, il magma, in primis, il boss neanche troppo, cioè mi sono tirato i colpi perché sono io scema, ma perché devo meglio, cioè, mi raccomando ragazzi, voi vogliate bene a idrogel, no grazie, non sono a posto per i capelli, no, fate le battute, sono a posto con... prima è perché ho irritata io, perché di sto cazzo, speravo di averla detta giusta. Però ragazzi, voi abbiate sempre a cuore le vostre cose. Guarda, più ex per questi che i tomberi di prima, non vorrei dire, ma... Ho trovato un etere, allora, il punto delle cascate è che se le salgo non posso risalirle, quindi... Devo stare attenta. Altri mercustrelli, pipistrelli di mercurio, penso che il nome sia riferito a quello. Devo trovare la strada. Ok, la strada è di là. È di là, ok, l'ho vista a sinistra. C'è un'alchimia. Una sola alchimia con la rana, perché? Ho spostato l'enda dietro. Nessun effetto. Mai sfiorato da un dolce bacio.
aspetta. Vuoi questa? Vuoi questa? Sto pronta, eh? Sei contenta che ho testato il dolce bacio? Troppo contenta, ma pure con tutta la gente, più contenta di così? Oh, basta, basta, hai rotto i coglioni, eh? Hai rotto, questa fa sempre effetto con la... fa sempre effetto morte, vai a cagare. Ah, comincio a rigettare tutti quanti, intanto combatto soprattutto Scamera, ho livellato lì. Ah. Di coda di fenice. Ecco. Ho trovato un pugnale d'aria. È fatto d'aria. Come fai a colpire i nemici con un pugnale fatto di vento? Vabbè, la smetto. Di dire puttanate. Cosa c'è a destra? A destra c'è il piano meno 2. C'è il piano 2S, cioè sotterraneo, capito? Qua non si torna indietro, quindi forse è la strada principale. Qua cosa c'è? Non c'è niente. C'è la stessa strada di prima. A sinistra, l'ho visto adesso. C'è l'altro ingresso. Forse qui c'è solo una, c'è una cosa secondaria. Mamma mia, bloccato con la katana? Infuso di Golia che non uso, ma grazie. Se schippano tutti così io vado. Ciao. Quanto mi manca al prossimo livello? Si aspetta di salire di livello con tutta questa gente. Niente, niente tesoro. A poco. Qualcuno è avvelenato, infatti. Ok. Forzierino! No! Pugno d'acciaio, ciao! Ti uccido, subito. È pugno d'aria. Come fai? A pretendere di voler far male con i pugni fatti d'aria. Mi ha invecchiato il bastardo. Mi ha dato solo 333 exp. La prossima volta ti evito. Tesorino. Fuga. Raccolta. Mi cago sotto però con queste scritte. E levati d'arca, oh.
Amuletto reflex. No, grazie. Non mi serve reflex per il sistema, cioè, sempre attivo. Ah, Tom Barry, via. Posso fuggire, perfetto. Me lo avrebbe detto subito, altrimenti non puoi fuggire. Allora, tenda, dovremmo essere già arrivati. O a metà strada, i casi sono due. O sono a metà strada, o sono già arrivata. Ok, posso fuggire anche se c'era il pugno d'acciaio. Qui c'è un forziere. Arco di Artemide, grazie. C'è un forzierino pure qua. 12.000 kill, grazie. Qui cosa c'è a parte i nemici? No, tu no. Ma è sfiorato da un dolce battito. Non mi interessa. Non mi interessa. A male estremi. Perfetto. Stocco unico. Tutta roba che non userò mai, però mi piace raccogliere. Beh dai, c'è un forziere che non si può accogliere. Ah, quanto impiego a fuggire, Warp. A conti fatti credo di essere finita nella stanza, ecco, dove dovevo comunque andare, quindi. Fuga immediata, bravi ragazzi, così vi piacete. Attenzione che devo scendere di qua, mi sa, infatti. Eccoci arrivati. Che cosa c'è? Dopo lo scopro. Mi sembra la fossa gigante di Pokémon. La quarta tavola, sì, ce l'ho tutte! E qua, e mo? Quella tavola, consegnatemela subito! Ciao! Quando Exdeath avrà il potere del nulla, crea un mondo solo per noi vostri! Non vi farò interferire! Sei svegliato in pezzo grosso? Credo che un mostro sta cercando di dissentire. Ecco, infatti, ti ha obliterato, visto? Vedi, non tutti i mostri sono d'accordo. La bestia è stata distrutta da Leviatano. Grazie. Il potere delle mie acque può lavare tutti i peccati e purificare qualsiasi cosa. Ma concederò la mia forza solo a coloro che possono lottare contro il nulla. Non si preoccupi, signore o signora. Che bello che è Leviatano. O bella, non so, dipende. A volte è femmina, a volte è un maschio. Mi piace sempre tantissimo Leviatano. Sei debole a qualcosa, carissima? 40.000 Pokémon di tipo acqua, palesemente. Tuo naga, vai! Stai per essere Fritz, stai per essere cotta allo spiedo, carissima. A meno che tu non schivi molto.
Brava, schifa, bravissima. Che vita. Rimanda l'inevitabile finché puoi. Sarà dura coprirla, ce la posso fare. Ok, intanto Faris la prende, trappola. E infatti l'unica che esce a coprire l'ha bloccata. Che goduria quando la prendo però. Presa! Dai, le do del lei, basta. O del lui, boh, vabbè. Maremoto! Ok. Si sta inferocendo? Sì, signori! Puoi invocare le viatali, signori delle acque! Sì, ragazzi, abbiamo finito la caccia alle tavole e la raccolta delle armi leggendarie! Adesso vado al castello dei sigilli e ufficialmente smetto la parola fine alla raccolta delle armi, un secondo, eh? Magia tempo, perché non la posso utilizzare? Posso uscire da qua? Oh, grazie. Allora, siamo a 2:13 e da un bel po' che non mi capitava di fare una puntata così lunga, ma adesso praticamente sono in chiusura, adesso vado a prendere le ultime tre armi leggendarie. Compenso i personaggi che diranno. Adesso possiamo andare a rifare la chioma di foglia Exdeath o una roba del genere. Chi non mi lascia andare si becca le botte. Chiudo con i personaggi che spero realizzino. Ah, abbiamo tutte le armi, ora possiamo andare a devastare Exdeath. E comunque chiudo con la raccolta delle ultime armi. Molto bene, signori. Nel sottomarino preferibilmente. Beh. Allora, risali. Vola. Come la premaia, vola. Andiamo al castello dei sigilli che sta da queste parti. Non mi ricordo mai dove sta, cazzo. Eccolo qua. ...666 Gilcio. Credo che porti male, spero che non porti troppo male. Corri! Corri che può ancora colpirmi, può ancora attaccarmi. Ok. Bene. Vai, prendi le ultime tre armi. Allora, qui ci abbiamo la ferula superiore. La prendi. Ecco, tipo la bacchetta del mago. Lo scettro supremo. Vai, mamma mia. Adesso prendi l'arpa che suona le melodie più belle del mondo. L'arpa di Apollo. È bella sta roba però di quante armi leggendarie ci siano in questo gioco. Cioè... prevede che tu possa veramente fare tutte le strategie che vuoi. Campana di Gaia. Signori, con questa la raccolta delle armi leggendarie si conclude. Mi ci sono volute 3 puntate, ma alla fine ce l'abbiamo fatta. Bene. Fuggi. Ok. No, all'uscita. No, questo. No, aspetta. No, è tornato. Il drago corazzato. No. È tornato il drago corazzato. Posso usare il warp? Forse posso scappare con warp. Ti prego, dimmi di sì. Dimmi che posso fuggire, ti prego. Sì.
Grazie. Ok. Oddio, oh, Diego, qual è stata, ragazzi, che trauma, che era stata la prima volta che l'avevo visto. Posso scappare, posso fuggire da esso, meno male. Cioè, io ho detto, ma sì, vabbè, dai, anima di Extef, un po' di Sancta, tanto è livello 1, non c'è precisione. Diego, corazzato, no! Quello c'aveva reflex, troppe robe assieme. Vaffanculo. Ho sentito che c'è stato un terremoto a sud, speriamo che non si sia fatto male nessuno. Nessuno conosce le cause del terremoto, che sia stata un'eruzione sotterranea. Potremmo andare a dare un'occhiata se avessimo sottomarino, ma... Ora che ho ottenuto tutte le armi sono successe cose. A sud un terremoto, dove? Dove? Quale sud? Domanda. Cioè, quanto a sud? Vabbè, ragazzi, lo scopriamo nella prossima puntata. Tanto ora sono ad un livello incredibile, non ho nulla da temere. Ragazzi, il video di oggi su Final Fantasy 5 Advance direi che posso concludersi qui. La prossima volta andiamo a vedere cosa cazzo è successo. Lasciate un mi piace se siete arrivati fin qui. Iscrivetevi al canale se volete continuare a seguire i miei video. Nel caso in cui temiate di essere persi qualche cosa, vi ricordo che in descrizione a questo video, oltre a tutte le selezioni scene trovate di questa puntata, trovate il link alla playlist completa su questo gameplay e il link al mio profilo Instagram. Infine vi ricordo che sulla sezione community qua sul canale YouTube ogni tanto esce almeno un post alla settimana. Detto ciò, noi ci vediamo alla prossima.